La sottoscrizione di Arezzo dell'Unitalsi organizza dal 20 al 23 agosto la quarta edizione del pellegrinaggio a Loreto dedicato alle famiglie e ai bambini della nostra diocesi. Qual è il tema di quest'anno? Quest'anno è il tema, sono le emozioni. Abbiamo preso un cartone che molti conoscono, Inside Out, e quindi vogliamo lavorare sulle emozioni. Cosa ci porta tristezza, dolore, disgusto, rabbia? E come si può trasformare il tutto in un pellegrinaggio in gioia? Questa è la grande. La felicità sta dentro di me o fuori di me? E quindi prendere le fila del pellegrinaggio, metterci in cammino, dividerci in gruppi a seconda dell'età, quindi è un pellegrinaggio in realtà per bambini, giovani, ma adulti, perché è un viaggio che facciamo insieme, disabili, volontari, chi vuol partecipare e vivere intensamente 3 giorni. 3 giorni all'insegna della condivisione, ma anche della riscoperta di alcune sensazioni, di alcune difficoltà che incontriamo tutti i giorni per vivere il nostro viaggio e riscoprire la nostra fede, aiutati da Maria. 3 giorni di attività, di iniziative, ecco come si struttura il programma. Il programma è fatto di, ad esempio, visione del cartone, poi consegniamo il kit del pellegrino ai ragazzi e ai giovani, quindi costituito da 2 magliette, poi ci sarà lo slogan di quest'anno, è lo zaino in cui dentro, uno zainetto in cui dentro hai i canti, i brani del Vangelo, i momenti, tutto il programma. E la giornata si suddivide in momento di preghiera iniziale con i canti, dopodiché la riflessione. Gli anni passati ci ha aiutato Don Dino Liberatori in queste riflessioni. Dopodiché ci dividiamo in gruppi, divisione in gruppi a seconda appunto dell'età, e lì affrontiamo le tematiche, dicevo prima, partendo da quello che è prima il conoscersi, poi la condivisione. Fatto questo lavoro di gruppo, proviamo i canti per la celebrazione e poi si snoda la giornata, momento di gioia, di divertimento, di giochi. Poi la liturgia, diciamo così, eucaristica, ma anche l'adorazione eucaristica in piazza, che è un momento molto forte. Lanciamo i palloncini di solito con i messaggi che ognuno di noi vuol mandare in cielo. E quest'anno saranno appunto sulle emozioni. Dopodiché il momento importante, altrettanto importante, è la liturgia penitenziale, e anche qui quest'anno ci saranno dei segni particolari, legati sempre a quello che è il tema dell'anno. Però ecco, il nucleo centrale è questo: partire insieme, vivere insieme, ritornare nelle nostre comunità locali un pochino cambiati, un pochino con una, diciamo, con una gioia maggiore, con un entusiasmo maggiore. E anche per affrontare le difficoltà, che serve a questo il pellegrinaggio in definitiva.